Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. Quest'oggi stiamo qui a parlare di eFootball, ragazzi, perché è arrivato l'aggiornamento finalmente di eFootball. Che dire, andiamola a scoprire perché ci sono delle novità, non proprio come ci aspettavamo, però ci sono delle novità. C'è qualcosa sul contratto, perché se andiamo a vedere lista giocatori nel contratto, abbiamo i giocatori del Barcellona. Andiamo a vedere di chi si tratta, vediamo tutto, che costano 100 monete e possiamo peschiare le leggende che sono Iniesta, Kluivert e Ferrer e poi tutti quest'altri, ma qui si parla anche di giocatori molto 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 più scarsi. Il pacco dedicato al Chelsea, andiamo a vedere che c'è all'interno. Qui troviamo tutti i giocatori da 91 a scendere e qui la pescata ci può stare, perché iniziamo con Kanté, che è un 91 mediano, che a me servirebbe come il pane. Forse ci potremmo fare un giro anche qui. Poi abbiamo Havertz, abbiamo Mendy, abbiamo Kovacic, James, poi abbiamo Rudiger, abbiamo Munt, abbiamo Jorginho. Qui il più scarso è James, che è un 77, terzino destro. Bene, questo è interessante come pacchetto del Chelsea. E poi abbiamo questo dei Premiership, che è un contratto mirato. Qui sono contratti mirati, ok? Questi sono contratti mirati e qui forse qualcuno si potrebbe anche prendere. Poi sono tutti a 2, a 1 stella addirittura. Qualche cosa interessante c'è. E questo scade fra 13 giorni. Però quello più interessante di tutti, ragazzi, si trova nelle partite Dream Team. La novità più importante. Qui andiamo ai eventi. Le partite dovrebbero essere pronte per domani. Le partite per quanto riguarda le leghe, abbiamo questa della Roma che scade fra 5 giorni contro il computer, che ci dà un contratto mirato per un giocatore della Roma. È molto semplice riuscire a trovare questo accordo al buio, perché come potete vedere, quindi non mirato ma al buio, scusate, bastano 250 punti. Io direi di andarcelo a giocare e vediamo cosa riusciamo a pescare. Bene, abbiamo la partita Roma contro Roma, bellissimo lo stadio, tutto giallo-rosso, ragazzi, che emozione per me. Abbiamo poi incontrato un altro tifoso della Roma, anche tutti i giocatori della Roma. Ah no, è contro il computer, mi sa. No, è contro il computer, non è contro un altro giocatore. Scusate ragazzi, ma è contro il computer, quindi giochiamo proprio contro la Roma. Si inizia. Bruno Fernandes subito vicino al gol. Subito Brunetto vicino al gol. Bella azione e bel inserimento da parte di Brunetto. La Mancini ci mura alla porta. Calcio d'angolo, comunque seguiamo questo calcio d'angolo. Va Beckham sul pallone, cross al centro, attenzione perché Abraham c'era arrivato ma non è riuscito a buttarla in rete. Palla rubata, attenzione Abraham. Romario, conclusione, gol! Gol di Romario! Gol di Romario, abbiamo già sbloccato il livello, si dice. Bene, quindi abbiamo già sbloccato l'accordo al buio per quanto riguarda la Roma. Poi vediamo che peschiamo. Comunque, gran gol di Romario, bella azione con Abraham. Bel pallone per Abraham, conclusione, parata di lui Patrizio. Frankie De Jong. Romario ancora, gol di Romario, doppietta di Romario, ragazzi. Ha avuto tutto il tempo per cui non poteva sbagliare. Qui è molto da apprezzare il movimento e
Vediamo i replay perché qui c'è stata mezza papera secondo me, perché qui c'è De Jong che perde il pallone, poi lo ributta in mezzo di sinistro, non ci arriva Abraham, palla che rimane tra i piedi di Romario, che riesce a buttarla dentro. João Cancelo che sale, attenzione, João Cancelo, arriva il cross, Abraham, schiaccio di testa, fuori. Attenzione però, perché errore del portiere, Abraham che ci riprova, respinto da Smalling, calcio d'angolo ancora per noi. Vediamo che papera che fa Rui Patricio. Che errore Rui Patricio, che errore. Per poco ne approfittiamo, riusciamo a segnare il 3-0. Comunque calcio d'angolo. Beckham sul pallone, pronto al cross, arriva il cross e bruttissimo Smalling che può uscire, palla al piede. Attenzione perché palla rubata da parte di Romario, palla per Beckham che finta, cross al centro, mamma mia, Ebram ancora pericoloso, ma attenzione perché ancora palla Ebram che va alla conclusione, ancora Smalling che salva la porta, ma ancora in attacco per noi, mamma mia, un'altra occasione da gol, calcio d'angolo di nuovo. Calcio d'angolo di nuovo, ancora Beckham sul pallone, cross al centro, palla però ancora rubata da parte di Abraham che la dà a Beckham, Beckham che arriva al cross, Romario di testa, la spizza, fuori. Finisce il primo tempo ragazzi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, obiettivo già raggiunto al sesto minuto, ci hanno scritto quindi. L'accordo al buio ormai è nostro, però continuiamo a giocare, stiamo vincendo 2-0, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, andiamoci a giocare il secondo tempo. Attenzione De Jong che parte in velocità, non si ferma De Jong, palla Ebram che comunque si fa anticipare, comunque calcio punizione per noi. Va sul pallone Beckham, vediamo se riesce a prendere, bel tiro, di poco alto. Non tanto di poco, però pallone a scendere. Attenzione a Karsdorp in area di rigore. Karsdorp è pericoloso. Ai 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 ai. Prendere il pallone e darlo a Bruno Fernandes, c'è una prateria davanti a lui. Attenzione. Ma che pallone! Non ho capito cosa voleva fare Bruno Fernandes. Mi è uscito qualcosa di strano che poi alla fine non è servito a nulla. Bene, palla nostra ancora Bruno Fernandes, stavolta va alla conclusione. Attenzione Locatelli, recupera il pallone, va Ebram, ancora murato. Calcio d'angolo però. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Possiamo fare il terzo gol. Beckham sul pallone, arriva il cross. Beckham sul pallone, oh, palla che rimane lì, conclusione, gol! Brunetto Fernandes e sono tre. Abbiamo superato l'evento con tre gol. Doppietta di Romario e gol di Brunetto Fernandes. Finisce qui il match, ragazzi, obiettivo completato. Adesso andiamo a vedere che cosa peschiamo, andiamo a vedere cosa peschiamo, chi peschiamo della Roma. Comunque 17 tiri contro i 5, cioè abbiamo stradominato. Ecco qui, andiamo su posta in arrivo, abbiamo l'accordo al buio per la Roma. Ci clicchiamo sopra, riscosso, adesso dobbiamo andare qui su contratto. Poi andiamo a vedere anche gli obiettivi, ragazzi, perché adesso c'è un'altra novità degli obiettivi. Andiamo a cliccare qui e c'è l'accordo al buio della Roma. Aspettavo qualcosa di meglio però, Konami, scusami, cioè è il massimo 80, poi sono tutti i giocatori base che, cioè io per esempio Rui Patricio ce l'ho, Rui Patricio ce l'ho, Spinazzola ce l'ho, Ebram ce l'ho, ma perché? Non so sinceramente cosa chiedere, però andiamocelo a riscattare, vediamo cosa esce fuori da questo contratto al buio gratis che abbiamo preso in questo evento, vediamo che cosa uscirà.
3 stelle. Karstop. Ah, io lascio Cancelo che non lo sposterò mai per Karstop che è un 75, quindi abbiamo preso uno tra i giocatori più inutili mi poteva capitare sinceramente. Adesso andiamo a vedere invece gli obiettivi, perché ho visto che giocando la partita ho sbloccato degli obiettivi. Ok ragazzi, andiamo su obiettivi. Ecco qua, obiettivi, sbagliate gli obiettivi da affrontare. Poi ci saranno anche quelli premium che saranno a pagamento, penso. Allora, intanto abbiamo obiettivi settimanali. Bene, che abbiamo raggiunto questo evento tour di vittoria, evento tour squadra dei sogni, e ce lo andiamo a riscuotere. E poi ci sono tutti quest'altri, vedete, ci sono i gol, partite 20 sfida, vittoria 20 sfida, i gol, esegui progresso giocatore, ci danno i punti di football. Obiettivi carriera, che sono questi. Allora, numero di obiettivi completati, partite in totale, 20 tour, squadra dei sogni, e ce lo riscattiamo anche questo. Reti inviolate, e lo riscattiamo. Vittorie totali, squadra dei sogni, e lo riscattiamo. Gol totali, e lo riscuotiamo. Vittorie contro, ok, bene, a livello professionista, ok. Controvede palla lunga come stile di gioco, ok, questo anche lo riscattiamo. Totali giocatori ingaggiati, ok. Il numero di giocatori ingaggiati vista giocatori speciali, ok. Numero di obiettivi completati, collega dati con AMID, partite in totale 20 tour, eventi tour squadra dei sogni, eventi tour vittorie totali, gol totali, partite totali in 20 sfida, 20 sfida. Questi sono tutti i punti CP che possiamo ottenere facendo queste sfide, come queste sfide, sì, sfide, riuscendo a superare questi obiettivi. Questo è molto molto interessante. Ok, questo abbiamo visto, che altro dobbiamo vedere? Penso nient'altro. Non so se sulle partite di qua c'è qualcosa di nuovo nell'Authentic Team. Eventi, c'è un evento nuovo, che è questo qui, mi sembra nuovo questo qui di evento. C'è solo questo di evento. Che sono questi punti GP qui, che non sono tantissimi comunque ragazzi. E a questo punto vi saluto, che poi ci aggiorneremo appena domani, ci sarà la possibilità di giocare anche nella modalità, quella più amata, che è quella del campionato di football, che dovrebbero aprire i server domani, che però sarebbe oggi quando vedete questo video, con i punti football. Non so se c'è qualche novità. Allora, oltre ai giocatori, eccoli, che sono sempre gli stessi giocatori in cambio, abbiamo degli oggetti, come potete vedere, e gli oggetti sono i punti allenamento, però pure questi pare che c'erano, però dovrebbero arrivare cose nuove, che so io. Va bene ragazzi, per oggi è tutto con il football, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!